Ok, pronti, eh? Cioè, pronti, c'era da ridere. Non si sente la musica. Ah no, io non la posso mai sentire perché se no ci senti 30 volte. Lei allaga parecchio. Vabbè, è una È novità, così, è ragazzi. un suo modo per essere un Quando. po'... Voi sentite la musica? Iaietta non la senti purtroppo, tu. Tu No, sei... non la posso sentire, ma la Adesso so di sto andando memoria. avanti e indietro come uno scemo. Questo lo puoi vedere anche in differita. Vabbè, fai livello 1, vai. Aiuto. Allora, nel livello 1 vedi che Sì. praticamente, vabbè, il primo cubo, il secondo cubo, cioè il fungo, te lo prendi. Vabbè, Ok. ammazza questo. Sì. E lo Molta prendi. paura. Attento che dopo ci sta il piranha, la pianta, no, qua sta, scusate, la pianta che ti lancia il fuoco, non ti far beccare. Beh, corri, che vai a 5 all'ora, Ho però. paura, un momento, un attimo, ci Come vuole. paura? Mica stai giocando Resident Evil come stavo giocando io domenica, morte di paura. Cioè, io qua tipo Guarda, guarda, ho c'è la. già No, non c'è. perso il Aspetta, allora, fungo. qua devi prendere il guscio. Mannaggia cazzo. Ecco, prendilo, riprendilo. Corri, 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 corri. Salta, No! salta, salta, salta. Aspetta, aspetta, c'è un problema. Il problema sono i tasti. Cioè, il fatto che io cerco di premere il tasto per... Ma qua, cioè, hai già, vi confesso che non l'ho mai finito. Ma come, Greca? Ma come? Comunque già hai saltato in poche No! parole parti del Esatto. gioco, se non, essendo piccolino. Tu non devi essere piccolino qua. Qua Guarda devi cosa diventare facciamo. Mi Mario ammazzo. Tanuki. Devi diventare Mario Tanuki, ma non puoi più farlo. Cioè, sei morto. Ricominciamo, ricominciamo. Mi sono ucciso. Ansia di prestazione, credo che si chiami Sì, Gogol. cioè, sto già sudando io al primo livello. Allora, il problema è questo, che mi ha messo il controller strano, quindi con quello che io penso sia il tasto, in realtà corro. Però vabbè, ora ci abituiamo. Allora, devi diventare grande. Va bene, uno. Non morire. E ricordi, c'è solo 3 vite. Oh, va bene, ok. Su quelle... Ma, scusa un secondo. Ok, per Mario Tanuki devo fare quella roba col guscio ed esce il Tanuki? Esatto. Perché Non nel te... morire. Nel test io avevo immaginato che... Wow. Ok. Adesso... Ah, adesso posso volare? Ok. Allora, come si fa? Io devo saltare e aiuto. Ed ora allora devi uccidere tutti quanti i mostriciattoli ora. Ne Sì. uccidi. C'è la fila di monete che mi inquieta. No, devi. No, no, dove vai? Torna indietro. Devi uccidere tutti, torna indietro. Ucciditi tutti quanti, poi devi prendere la rincorsa e volare verso dove stanno i soldi. Ma Per volare come si fa? devi prendere la rincorsa. Poi Attento sa... che ora che corri ti trovi i mostriciattoli avanti sicuro, quindi stai attento. Ok, ma per prendere la rincorsa io corro. Ecco, vedi, non devi uccidermi. Ma cosa devo premere per Allora, volare? ci sono le freccette vicino a P? Sì. Tu e le devi ricaricare tutte, ma tu non stai correndo, che stai a fare un ballettino russo? Sì, Cioè, non so come si corre. Ma che sta tartaruga che ma c'è? perché giri su te stesso? Non devi Perché girare su te stesso. la corsa come si fa? Devi tenere premuto, perché quello gira su se stesso e poi inizia a correre. Ah, e che ne so io che fa sta roba? Ok. Gogol, dai, dai. Vola, Ah, ok, ora ho capito. vola, 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 v
pallone infinito. Ok. Vai, vola, 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 vola. Devo andare verso la, l'ultima moneta, devo beccare. Non ridere che poi... Che meraviglia. Ok, ci siamo, sono sulle nuvole. Sopra, 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 no, no, sopra. Pigliala, la vita, prendila. Bravo, bravo. Vai di là. Questo è solo il primo livello, io non oso immaginare il resto. No, ma infatti questa è la tragedia. Allora, io vado avanti. Ma guarda, è fighissimo, allora, questa cosa. Qua riprendi la rincorsa e se riesci a prendere i soldini, ma per te sarà un po' più. Aia! Mi sono fatto malissimo. No, dovevi andare nel tubo. Ah, vabbè. Vabbè, siamo qua, fermi. Grazie Pacuvio nel frattempo. Pacuvio, buonasera, buon salve. Grazie anche a 0KGDM che mi aveva già seguito, poi mi ha tolto il follow, ora è tornato. Spero che resti. Però non posso portare sempre Yaya io, Zero, quindi fai il bravo. Ah, stellina! Cosa cambia? Sì. Ora qua devi prendere la rincorsa, così prendi la stellina. Vabbè, l'hai presa lo stesso, bravo. Ricordati. Sì? Cerca partita, meno principale.
ricordati che ogni 3 stelle che prendi a fine di ogni quadro è una vita. No, sono, mi pare, 3 o 5 vite. Non... Ok, ok. L'importante è prendere la stella, comunque, cercare di prenderla. Sì, vabbè, andrà se malissimo, non prendi ho già capito. Stella, e magari ti esce stella, fiore e fungo, è una vita. Ok, ok. Questa musica è bellissima, è una delle cose che mi ricordo di Mario 3. Di là è destro o sinistra? È vero, esatto. Ditelo a Yaya. Lei ha urlato di là, ma di là può essere destra o sinistra. Ma io voglio sentire anche io la musica. Aiuto, mi fa paura questo gioco. Ma come paura? È un survival horror. Non morire, non morire. Qua devi fare una cosa, non morire. Attento. Allora, dato che è arrivato in un momento caotico, saluto Pacuvio, che conosco. Grazie non per il follow. Non li prendere i soldi, non li prendere. Mannaggia cazzo. Perché io ti sento dopo. Perché non devo prendere? Spiegami. Allora, devi andare a sbattere sotto questi, vedi, mattoncini oro, ok? Ok. Ma perché vai a ammazzare a quello? Che te ne frega? Sbatti, fai la rincorsa, diventa piccolo e sbattici sotto. Ah, diventa piccolo, quindi corro. O giri su te stesso con la coda e lo pecchi. No, no, allora facciamo la rincorsa. Ah, mia, che ansia. Madonna, è difficilissimo. Allora, io devo saltare. Cioè, devo correre. Poi mi non devo abbassare. La pallina di fuoco, eh. No, no, cerco di non beccarla. Ma io come faccio a abbassarmi in rincorsa? Che ansia. Che ansia, no, ma davvero, cioè, scusate, questa roba. Mi sono perso una live di Bugs Bunny, ma ho visto che devi ancora finirlo. Mi sono perso il live di Bugs Bunny, ma ho visto che devi ancora finirlo. Allora. Devi ancora finire il signorino. Vabbè, vai avanti, dai, Marco. No, non dirlo così, come se. Beh, ma non fa nulla, dai, lo so che è difficile. Ma com'è che si fa? Sono delle note. Sto rimbalzando su delle note. Vedi che uno ti esce e mi parla stellina, prendila, ovviamente. Ma devo andare sotto o sopra le note? È indifferente. Ok, mi è uscita un altro tanuki. Ma niente stelline, attenzione. Ah, ok, no, forse dopo. Ok. Allora, a differenza degli altri Mario che voi avete giocato poi successivamente Super Mario 3, qua sì. Se ti accovacciavi... Ecco, vabbè, qua ti esce una stellina, sicuro, se non sbaglio. Allora, aspetta. Al terzo. E vabbè, ma... Ma scusate! Questa è veramente vergognosa. Questa è una truffa! Poi perché una coda ti farebbe volare. Bravo, Greco 89, bravo. Però siamo piccoli ora, quindi posso saltare là sotto. Però essendo piccolo puoi andare sotto a quei cubi dorati. Oh, ma io ho fatto apposta a cadere, infatti. Anzi, vai, faccio il pazzo, non prendo il fungo. Me ne pentirò amaramente. Ma che cazzo fai? Eh no, voglio essere piccolo. Ecco, morto, bene. Come si è capito bene, per giocare bene a Super Mario 3 basta non fare tutto quello che fa l'uomo. Esatto, Gogo. La lezione di stasera è proprio questa. Ragazzi, se volete lo riporto Mario Bros 3 sul mio canale, se mi venite a trovare. Sempre con i consigli di uomo, ovviamente. Esatto, io farò quello che consiglia. Vedrete che in realtà scoprirete un nuovo Mario. Allora, con calma, con calma. Adesso saltiamo questo qua. Hai 2 vite, io te lo voglio ricordare. Ah, ecco, salto. Wow, la P. Adesso la... Cosa ho fatto? Ah, li ha trasformati. Fantastico. Tu dovevi salire sopra praticamente dove sta il... E adesso? E devi entrare dove sta la pianta. No, però... Ecco, vabbè. Vabbè. Lo faremo. Un giorno lo faremo. Super Mario Bros. 3, miglior gioco di Super Mario se consideriamo... La P di Pirla, tutto torna. Credo sia io in questo caso il Pirla. Allora, la stellina però è una truffa, scusate. Perché va giù? Ma perché tu non ci devi saltare sopra, grazie. Perché dove tu giri, dove tu sei diretto, quello va. Ah, quindi se io stavo sotto, lei usciva sopra e io la prendevo. Ok, va bene, stiamo imparando. Corri e prendi la stellina. Ho preso una carta a forma di fungo. Proprio okay. La stellina. La stellina un po' fungosa, possiamo dire. Ma intanto sono a livello 3. Che comunque non è poco, no, diciamo. Il 3 lo potevi saltare, anche il 4 vai a quello là direttamente delle carte. Ah, perché tu sei tutti i trucchetti. Okay. No, okay. Se già non sopravvivo... Uno col boomerang! Ah,
Anzi, Andrea 87, Andrea 87. Miglior gioco di Super Mario, se consideriamo l'hardware su cui è uscito. No, allora, questo è vero. Però come dicevo, è un po' il Mario che, poverino, viene sempre un po' bistrattato anche da me. Perché tutti o giocavano subito a Super Mario. Allora, qui dovresti fare una cosa mega galattica, ossia prendere il guscio rosso e sbatterlo a sinistra. Va bene, ce la facciamo. Coi gusci sono bravo. Perché così poi vai in un mondo sopra di te. Non cadere insieme a... Ecco. No, tu stai tranquillo, non succede nulla. Meraviglioso, ha distrutto tutto. Adesso... Ok, scendi giù e sui i 6 cubi sulla sinistra ci sbatti vicino. Qua? Wow! E salti sopra alla nota che ti è uscita. Ti porti in un mondo superiore. Mamma mia, ma che... Attenzione ragazzi, Yaya ne sa, eh. Vai, prendi tutti i soldini, qua ci sono tanti soldini. Attenzione, mettiamo la città. Evidente un messaggio perché sono ricco. Grazie, tota mille foglie, per essere ricco. È vero, vi ricordo che sul mio canale ci sono i frutti Wumpa. Più ore guardate, più frutti Wumpa accumulate. I trucchi che sappiamo tutti anche in epoca pre-internet. Yaya, tu queste cose le hai scoperte da sola negli anni? O qualcuno te le ha anche... Faccio vedere dopo, ci sono dei trucchetti che ho scoperto perché un mio amico australiano, lui è venuto a fare intercultura da me, mi finì Super Mario, penso, in mezz'ora tutto. Rimasi scioccata, perché ora ti faccio vedere. Mezz'ora esagerato. Ho evitato la casa a forma di fungo. Perché si va da solo? No, dovevi andare in quella... Va da solo! Vai, vai qua, vai, vai. Saltalo, saltalo. Aspetta, vado nella casa fungo. È casa di Mario? Mm-hmm. Hai due vite, te lo voglio ricordare. C'è uno in mutande. Pika box. Ok, mi aiuterà sulla mia via. Mi fanno un regalo. Attenzione, mi fanno un regalo. Quale scegliamo? Chat, scegliete voi. Scrigno 1, la 2 o la 3? Questo è sempre just chatting, dovresti metterti in Super Mario Bros. 3. Brava, anche questo. La 3? Allora mettiamo Super Mario Bros. 3. Numero 3, mi direbbe Mario Bros. 3, eccolo qua. Sì, è vero, cambiamo perché Twitch potrebbe rompere le palle. Un saluto ai Twitch. Ma ai tu cambi da OBS o stesso da Twitch? Sì, sì, ho cambiato da... Tutti scelgono la 3, va bene, allora scegliamo la 3. Come si fa a scegliere? Si va a qua e si salta. No. Ah, ok, X. Un fungo. Parto con un fungo il prossimo livello? Beh, non so se mi aiuterà così tanto, lo no, dico. No, serve. A volte ti usciranno oggetti rari tipo la rana. Madò, bellissima. Non fare il 4. Dovevi dirmelo. Con Start posso uscire? No, no, niente. No, vabbè. Ma non sono grosso, mi ha truffato! No, perché non l'hai usato. Ma tu morirai. Attento a quel cubetto, non ti appoggiare che cade. Vabbè. Perché dici tu? Devi saltare sempre, devi saltare sempre. Va bene. Hai detto tu morirai. Non ha fiducia in me, ragazzi. Attenzione. Non so perché, come mai si sia fatta questa idea. Qua ci stava già, mi pare, una vita. O comunque ci stava. Lo so, poi tu non mi vedi in diretta, quindi ti capisco. Mi pare ci sta una vita. Se sbatti sotto ai cubetti dorati. Io non la. Secondo me rischiamo più nel prenderla che. È bello perché anch'io ti sto vedendo in differita adesso. Perché sto vedendo la live e non Discord. Allora. Va bene. Però siamo usciti dal livello in qualche modo. Come si fa a saltarlo? Così? Devo andare verso le picche? No, torni indietro, torni indietro. Ecco, qua fai le carte. Ok, entro. Le carte devi fare. Line up the pictures. Ma che è un gioco strano. Line up the pictures and get a prize. You only get one try. Oh, signore. Ah, no, questo qua è... Quello... Non erano le carte. Poi ti usciranno anche le carte. Cioè, un quarto d'ora dopo che ho premuto me l'ha fatto comunque, signori di... Oh! No, ma dai! Questa è una truffa, scusate. Questa è proprio una... Scrivi hashtag truffa in chat. devo andare nel castello?
sì, ora ti faccio vedere. Allora, ma il Koopa mi fa male? Allora, no. Allora, tu qua dovevi arrivare che eri Procione, cioè Mario Tanuki praticamente, perché se no muoio. No, non è che muori, non prendi il flauto. Ok, mi fido, però non siamo Procioni. Torniamo, si può tornare Procioni in qualche modo? Torno nel primo livello? Dovresti fare il livello 4. E se lo rifaccio nel primo? Non puoi rifarlo. Non posso? Ma no. Brutti pazzi! Allora proviamo il castello senza flauto, va bene, poi vediamo. O mi obblighi? Ma il flauto ti faceva saltare un sacco di mondi. Va bene, va bene. Nintendo truffa, bravo Robert Landolt. Anche lei parla troppo, truffa. Va bene, Tanuki. Calma. Forse si trova, non mi ricordo bene. Si dovrebbe trovare il fiore, perché sei nel castello. Ok, quindi... Alla fine basta che sei, se non mi sbaglio, un fungo, insomma. Vabbè, io credo in uomo e vedo, secondo me, riuscirà a terminare il livello diventando Procione. Sbatti sotto a questi qua dorati, per piacere. Ma poi muoio. Io ci provo. Vattene. Aiuto, ma... Sopra. Questa roba è stata... È un Souls, praticamente. Allora, devo... No, andiamola in alto, così. Ma scivola come c'è sul ghiaccio, praticamente. Madonna. Allora, io, se vedete che vado avanti e indietro, perché faccio questi trick, capito? Mario è un pro dei trick. Vai giù, scendi, tartaruga! Attenzione. Ok. Mamma mia, ho paurissimo. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta! Ok. Però non siamo né Tanuki né uno mi tira il boomerang. Mi hanno dato... No, non devo pensare, vai via. Non mi hanno dato niente. Non siamo né... Non siamo né Tanuki né nient'altro. Ma da questo vado a questo... No, questo... È il pella principessa. Va bene, andiamo nel castello. Allora, prendi fungo. Io ho un fungo. No. Come si fa a usare il fungo? Madonna mia, ti ho detto diventa prima fungo, ce l'avevi nelle opzioni. Ma devo fare option? Come si fa? Cioè, dal menu. Yaya, devi dirgli di prendere il fungo, così prende la stella. No, non puoi più, ora, non puoi più, lo devi prendere prima che entri nel mondo. Torta mille foglie, giustamente, cita Pappalardo all'isola dei famosi. Vabbè, vediamo fin dove arrivi. Dai, che sta roba che io esce e vado da una parte. Non è questa un'altra truffa. Prima di entrare nel livello lo so, matto Smet. Non lo sapevo. Oh, guarda quante visualizzazioni ti ho portato stasera. Il tuo merito tuo. Io l'ho detto che tu sei la PR Nintendo. Cioè, Nintendo dovrebbe arruolarti. Ma non mi vuole. Qui te l'ha spiegato prima, a Robert Landolt non devi difendere Yaya, devi difendere me. Devi dire, no, è vero, Yaya non si era spiegata bene, uomo, poverino. Guarda qua, Cioè, guardate il fungo, se può essere normale che fa quella cosa. Una porta! Sono vabbè, entrato. Qua se muori mi fai un favore. Come faccio? Sto fermo? Ok. Sì, muori. Come muori? Perché no? No, amore, perché non prendi il flauto? È importantissimo il flauto, lo devi prendere a tutti i costi. Ma dov'è che è il flauto? Qua non c'è il flauto. Allora mi uccido. Distruggi il nemico e amen. No, vedi. Matto smette qua per vito, Yaya, quindi non ti... Allora, hai solo una vita. Ma il flauto... Ok, faccio option... Devi girare il quadro rettangolare dove c'è scritto World 1. Ah, con... Esatto, c'è un tasto per fare sta roba. Ok. E faccio... Fungo. Usalo. Ah, mamma mia, ma queste robe sono pazze. Ora entro nel castello. E non perderlo assolutamente il fungo. Non perderlo, hai solo una possibilità. Aspettate che... Non posso fare, che sì. No, ho salvato.
bravo, mi pare che tu puoi salvare e poi ripartire allo stesso punto. Sì, forse. Sì, ho proprio barato con un save state. Allora, calma. Adesso io devo andare avanti. Fino a quando? Allora, vedi, non morire prima cosa. Ok, c'è un punto di domanda. Ma vuoi finire stasera, matto? No, no, vorrei... Già se finiamo il primo mondo probabilmente saremmo... Allora, c'è un punto di domanda. Vai, vai, o ti uscirà la piuma o ti uscirà il fiore, ma penso il fiore. Ok, spero il fiore che sta fermo di solito, non si muove. Anche la piuma ti cade in testa. Sì, ma... è la piuma, ma non mi ricordo. Ok, 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 fiore, fiore. Quindi questo spara, me lo però ricordo. Però dobbiamo vedere se riusciamo a trovare una piuma. Mo, non perderlo. Sai perché? Perché non mi corre questo cretino. Ok. Devo ricordarmi che sparare... Però sparare e correre con lo stesso tasto... voi mi insegnate, vero? Allora... Ora devo andare nella porta di prima. Pacuvio, esatto, esatto. Regola fondamentale. Mario da Roma. Per Sor Mario. Altro punto di domanda, proviamo? Guarda, ne. Tanto questo qua... Non muore! Questa è la piuma. Non morire con la tartaruga, te ne prego. Ci devi saltare solo in testa perché altrimenti ti uccide. Ok, però piuma. Però si genera sempre la tartaruga, quindi... Ok, sono tanuki. Entro. No, non devi entrare. No. No, 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 calma, calma, possiamo fare così. Load. Non puoi fare un... Pronti? Cose che sul Nintendo non si potevano fare. Però sulla Switch, sai, si possono fare ora. Allora, vedete, vedete che... che tutti abbiamo bisogno di save states. Allora, calma. Ok, ora posso sparare. Fai tutto quello che hai fatto prima, dai. Ok. Yaya, secondo me Yaya non è davvero così paziente nella vita vera, stasera si sta trattenendo. Dai, non voglio essere come nelle mie live che dico un po' troppe parolacce. aspetta, aspetta, saltiamo. Solo perché è la live Nintendo, sennò foglia e non devo però... Okay. Attento alla tartaruga che si rigenera, uccidila sempre, ok? Sì. Mo' aspetta che si rigenera e uccidila. Devo correre... Prendere la rincorsa dalla porta, okay. E poi salire sopra. Allora l'ammazzo di nuovo perché io sono... Ma dove, dove, sopra dove? A sinistra? Sì. Ma vai, devo... Vai. Aspetta, ma devo saltare qua poi? Sì, cioè... devi volare da sopra e poi devi girare a destra. Oh, perfetto, ora che lo so, farlo sarà proprio facile. Allora. Dai. Alt. Mannaggia cazzo. Ma è il tasto del salto per volare, giusto? Non entrare nella porta. Non entro, non entro. No, c'è qualcosa che non va nel mio volare. Allora, io devo prendere la rincorsa. Poi salto. Che tasto devo premere? Devi salire, come se volessi volare. Lo so, aspetta, ha ragione Goggles. Come la tartaruga non c'è più? Che cazzo hai fino a fare? Si è arresa, perché dopo tutto questo tempo... Allora, abbiamo salvato, così almeno... Devo caricare la... Dice pure Andrea 87, devi caricare la barra fino al P e poi voli. Ah, ma non è facile, oh ragazzi, non si carica mai. Ce la fai, ce la fai. Ok, è vero, è vero. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Vai, vai, tu spingi. Una volta che sei arrivato in fondo e non vai più avanti, devi andare come se volessi aprire la porta. Quindi pulsantino sopra. Ah, capito? Mamma mia, che difficoltà. Uno scrigno, lo apriamo. Flauto. Esatto. Preso. E salvi. Allora, ormai non, non ti fidi così tanto. Va bene, salvataggio. E vedi, lo dice anche Robert. Vabbè, una chat così... Allora, il flauto non lo devi, non lo devi usare adesso, lo useremo più avanti. Siamo questa cosa... Questo fatto che ci sbatti sotto... Ok, già sei diventato... Ci devi sbattere sotto. Aspetta, aspetta, facciamo... Load. Oh. No, l'ho fatto, perché non me lo carica? Load state. Perfetto. Grande film quello, piccolo grande mago dei videogiochi. Load last session. Pausa. Cos'è successo? Super Mario, no! Non esce dalla pausa. Ma non va via. Non va via la pausa.
Ma come non va via la pausa? È un inferno. Scusa, file. Load state. Basta, un inferno di pausa. Hai perso tutto. Ragazzi. Mamma mia, adesso. Mamma mia, adesso. Ricominciamo. Come ricominciamo? Sì. Pronti, via. Player 1, no, adesso siamo velocissimi, guarda, eh. Ti faccio vedere. Ho appreso tutto quello che mi ha insegnato Yaya. Pronti? Uno. Due. Poi qua sotto c'era il fungo. Vediamo se mi ricordo tutto. Ecco già. Però questa roba che i funghi non vanno dove vai tu. Allora. Infatti io mi sembra sei fuori. In tutto questo sto lamentando visualizzazioni. È bellissima questa. Così. Cioè più faccio schifo più aumento. Mamma mia. Allora. Aspetta. Ho già sbagliato. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti. Neanche Merrino fa ste cacate, dice Greca 89. Ma posso venire a casa tua? Te lo faccio io. Cioè, dai. Guarda, violerei anche i DPCM per... per avere qua Yaya. Attenzione, però... che fa... Non ho preso niente... Oh, ho preso la stella, grande. Va bene, fa niente. All'inizio, non è colpa mia, matto, smetti, è successo. Uomo, tu sei quello che i francesi chiamano... Para di cloro. Stavo per chiedere a Yaya di dedicarti una... uno speech, ma non te lo meriti. Però bella la citazione di mamma ha perso l'aereo. Para di cloro, guarda che comunque questo gioco... cioè, non so se lo sai... ma è uno dei giochi più difficili del mondo. Dai, perché? Affanculo. Non ho mai visto una persona giocare così male. Ragazzi, male è una parola grossa. Un Marco disperato. Allora, para di cloro, c'è stato un problema con il salvataggio. Abbiamo dovuto ricominciare. Mamma, che niente. Aspetta, qua c'è la stellina e tu mi hai detto di andare sotto, eh? Bravo. Presa! Vai. Grande! Corri! Via, faccio tutti i livelli così adesso. Sì, vabbè, ma me la dan qua, che senso ha darmela qua? Va bene, però abbiamo preso un'altra stella. Bravo. Capra, grazie Gogul. No, altro che 2 ore, pronti? Fai il 3. Poi vai nella casetta fungo e poi andiamo a fare il gioco quello del... Siamo già... No, il boomerang! Questo è l'australiano che era venuto da te, vedi, col boomerang. Allora, aspetta, lui... questo... bravi, mi ricordo il guscio. Ragazzi, faccio tutto. Io faccio cagare, però uomo sei scarso. Uomo scarso. Non esageriamo. Qua, giusto, poi facevo così. Poi salto. Mi ricordo, vedi che mi ricordo tutto. No, comunque matto smetto, abbiamo iniziato da poco in realtà. Cioè, non sono state 2 ore di Mario. Se avevamo perso 2 ore di Mario, sarei ucciso probabilmente. Ma no, bellissima questa live comunque stasera, mi sto a morire di risate. Ma qui non c'era un flauto. No, non c'erano flauti, credo almeno. Se c'è una merendina che ho sempre odiato sono i flauti, da stasera ancora di più. No, qui non c'è flauto. I flauti li trovi soltanto nei castelli. Solo nei castelli. Quasi 3 stelline potevo fare. Invece no, ho fatto 3. Invece era un 2 sogno, stelline cioè. La stellina vuol dire che io la metto e divento invincibile, quindi, quando inizia... Esatto, perché non lo sapevi? No, cioè, l'ho immaginato adesso. Questa me ne vado, arrivederci, buonasera a tutti. No, ma so dell'invincibilità della stellina, ovviamente, però... Allora, il 3 prima... Ragazzi, ho un'idea! Bariamo. Intanto Yaya se n'è andata. Noi bariamo, ragazzi. Salviamo. No, io non trovo il mio burro cacao perché ho le labbra infuocate. Bariamo e li apriamo tutti. Uno. È andata via davvero. Allora, fungo. Vediamo se possiamo barare. Adesso crash ancora tutto. Che fai ancora cazzate. Basta salvare che fai ancora cazzate. Dice paradicloro. No. Voglio fare il... continuare a caricare finché non bariamo e troviamo... Com'è che funzionano le cose? Hai preso un fiore. Sono randomiche oppure... indietro, hai preso un fiore. Non sto capendo che sta succedendo. Perché sto barando. Qual è la cosa più rara di questo gioco? È la rana.
Ho preso una foglia, va bene? Ma la rana secondo me ora non ti esce. Ah, sì, va la bene. Foglia è 20 Mario Tanuki. Allora andiamo di Tanuki. 4 niente. Però 4... Ah no, perché devo fare così. Vabbè, però Mario, cioè, che lui da qua non riesca ad andare lì è un cretino, diciamo. Vogliamo bene l'idraulico, però. Mi sono ribloccata, ve lo voglio dire. No, mi sono sbloccata. No, no, ci si vede, ci si vede. A tempo, only finirlo. Get a prize. You only get one try. Sì, ma questa è una truffa anche questa, perché io premo il momento giusto. Guarda adesso. Ma è casuale, per esempio. Devo doppiare anche io senza il mio accento, magari, napoletano. Saresti venuta benissimo. Fungo! Ecco, strano. I primi due me li fa sempre, il secondo no. Questo è palesemente tu. Alla fine livello 3 c'era un flauto. Dovevi tornare indietro e fare il trick della piattaforma bianca. Una roba alla volta, Andreas. Allora, devo diventare Tanuki? Sì. Non sono entrato grande, eh. Se volete torno indietro. Carichiamo. Ricarichiamo. Ricarichiamo assolutamente. Ma sì, Tanuki di nuovo. Bene, bene, ci va bene Tanuki. Ok. Sì, facciamo così, 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 così. Madonna. Praticamente io non ho mai giocato questo gioco, quindi... Raga, riusciamo a superare 20 spettatori stasera? Forza, invitate parenti, amici. Allora, Marco che è molto bravo a giocare a Super Mario Bros 3. Io ok, sono Tanuki. Entriamo e salviamo qua. Perfetto. Du-du-du-dum. Questa musica è inquietante. Madonna, Marco, finito il burro cacao. Lo dici come una tragedia. E c'ho le labbra infuocate, mi fanno male. Anche perché ridi troppo. Mica mi deridi. E allora, io se da Tanuki prendo il fiore, meglio o peggio? Peggio. Oh, non lo prendere il fiore. Vedi, non l'ho fatto perché ho... Bravo. Vedi, Andrea 87 pure dice no. Però, cioè... Mario, che raccolga un fiore così diventi... Allora, pronti? Piano piano stiamo arrivando. La stessa cosa di prima. Non morire, grazie. Ok. È che prima l'ho fatta senza. Vabbè, puoi anche non prendere la foglia, perché tanto non ci serve. No, no, ho paura della, di questa roba. No, devo... Prima è scomparsa perlomeno. Ragazzi, ma noi non stiamo giocando a Resident Evil, ve lo voglio dire. Fatto! Mamma mia, ragazzi, sono, paura, sono diventato... Si rigenera. Raga, ma che mazzo che non è stato colpito dalla palla volante. Sono cioè un campione! Allora, preso il fiore e il flauto. Adesso salviamo. 20 spettatori. Devo fare subito una foto che te la mando. Aspetta. Grazie. Siamo 20! Allora, aspetta. Fermi tutti. Salviamo. Così poi crasha di nuovo tutto. Allora, salviamo qua. Perfetto. Adesso io cosa devo scegliere? Adesso devo dirci in 20 persone. Secondo me è il tuo record, vero? Sì, anche perché non ho mai fatto così schifo. Di solito porto delle live più pensate, però evidentemente preferiscono vedermi morire. Adesso col flauto, cosa devo fare? La gente apprezza per le live quando sono divertenti, capisci? Devi fare il quinto livello per forza. Ok. Aiuto. Ah, uso il flauto prima del livello, no? No. Entro allora. Il flauto è preso di peso da Legend of Zelda. Viva la merda, dice Torta, è esatto. È vero, è uguale. Non distraetevi voi due, dovreste aiutarmi. Allora, qua io... ci sono tante tartarughine, tu vai sempre sopra, qua devi andare sempre sopra. Ok. Sopra vuol dire? E poi capirai. Guarda che le piante le puoi uccidere con un colpo di coda. Ah, ok. Non ricorderò. Ok, quindi anche qua sopra, pronti? Io ora c'ho paura. Ogni salto mi terrorizza. Le tartarughe... No, devi saltare sulla pianta, ovviamente. Non muori. No, certo. Ok, sono nel cielo. Sono nel cielo. Prendo le monete.
Ci piace vederti fallire. Grazie, Greco89. Avevo bisogno di questo incoraggiamento. Sei andato in cielo ma senza morire, vedete, sto facendo progressi. Prima avrei raggiunto l'aldilà, ma riesco. Hai raggiunto i 100 follower, uomo. Sì, però questo già ieri, eh. E come mai nessuno ti ha seguito? Quindi questi, non c'è nessuno ti segue. Che è successo, ragazzi? Arrivano, ma non followano. Followate subito il canale. Facciamo uno spammino anche del gruppo Telegram. Ragazzi, entrate tutti su Telegram. Cliccate su quel link lì, senza paura. Dobbiamo diventare 16 milioni e poi così andare a conquistare una nazione. E in più seguitemi anche qua, sui social. Dai, fate quelli che followano. Entro nel tubo io intanto. Spammare il mio canale, mando il link. Vai. Prima anche l'ho messo, ma... devo andare sempre su, giusto? Sempre. Mamma mia che... Sono terrorizzato, cioè non si può giocare. Ah, ma sono diventata VIP nel tuo canale. Eh certo, Iaius. Ma tu non me l'hai detto. Ok, devi scendere giù ora. Ok, ecco. Come non te l'ho detto? Certo, la sera in cui... Aiuto! Attento, non morire. Vai, attento. Entro. Vai, corri. Vai. Ok. Wow, va bene, ottimo. Prima una stellina. Io non è... Va bene. Oh, perfetto, va bene. Stellina, c'è andata anche bene. Mi fai morire quando tu cerchi di prendere la rincorsa e invece fai dei giri solo su te stesso. No, sì, quelli sono i momenti dove sono nel panico. Livello 6, obbligato. Non uso il flauto. No, su questo livello tu non devi usare il flauto. Allora vado sul 6. Io chiedo perché... No, devo fare così. Ok. Tu. Io lo userei nel terzo mondo, nemmeno nel prossimo. Terzo mondo. Sei troppo tecnica con queste. Allora, dovevi. Dovevi se prendevi il primo flauto che. Ok, va bene. Ok, questa è una. Una calm run di Mario. Ma io sto così. Dai, io non voglio. Facevo prendere anche l'altro flauto. Penso che impazziva Marco. Cioè, una guardate che pro sono diventato. Che pro. Anzi, cioè... Qua c'era una vita. Vabbè. No, questo. Lo scopo è arrivare. Oddio! Ma non c'è. Devo saltare su quella Ma che cazzo fa? Dovevo saltare su quella piattaforma. Come questa impressione. Va bene, lo facciamo piccoli. Stiamo facendo passanti. Nel gioco ce ne sono 3 di flauti. In modo da che potevi andare al mondo 9 solo facendo 4 livelli tipo, esatto, sì. Allora. Ecco, solito fungo di merda che cade giù. Io devo salire. Uomo cazzo fai, dice Greco89. Allora, io devo salire qua, giusto? Poi qua. Sì. Mamma mia, se ho rischiato. Poi la tartaruga la lasciamo lì. Ma ecco, poi anche sta roba che non si capisce a volte cos'è sfondo e cos'è una roba su cui è te. Allora io qui devo cadere e andare sulla piattaformina che si muove, giusto? Esatto, vai sul cubetto e poi vai sulla piattaforma. Ragazzi, ma questa roba è... difficilissima. Le monete non si prendono. No, sì, si prendono. Mamma mia, ma scivola! Perché scivola, Mario? Allora, pronti? Qui cosa c'è? Nulla. Ah, ok. Cioè, per un attimo... Aspettiamo. Per un attimo c'è stato il nulla. Ma che c'è nulla, dai. Ma quei cosi blu non mi uccidono, vero? Che tengono su la... No. Ok. Sembrano un po' più avanti mi sembra che ce ne sono altri che se li tocchi... Ti... È successo una piccola momento di... Ah, ma tu quindi giochi con... Che sono? Le cuffiette e gli auricolari che c'hai? Io ho le cuffiettine, perché a volte c'è il ritorno. Madonna uomo, ragazzi, ma questo gioco è difficilissimo, ve l'ho detto. Aspetta. Vabbè, proviamo a prendere ancora il solito fungo maledetto. No, eh?
Ma perché pensavo andasse da una parte, invece... Innanzitutto ora non ho paura di morire con questi cosi blu, che io prima pensavo mi uccidessero. Quindi sono più sicuro, piano piano, di vita in vita. Dai, dai. Ma il flauto cosa fa? Ti fa saltare dei livelli, quindi? Il flauto gli fa saltare non i livelli, ma proprio i mondi. Ah, quindi tocca tenerlo davvero buono. Op. Vedete, vedete, guardate con che sicurezza ormai mi muovo. Forse. Calma. Ah, qui facciamo un saltone. Ma il terzo flauto dove sta? Aiuto. Ah, ecco. Ma dai, era la fine del livello. Stellina presa, però, eh. Ossia... Madonna, per quanto non sei morto per via della tartaruga. Si è notato? Io noto tutto nel gioco. Che succede? Ebbene, bene, vabbè, questo un boss. Mi ha fatto farti ammazzare da questo, devi basta che lo sbatti sotto al cubo, ok, è morto, finito. Grande, era un boss. Adesso? No, non era un boss, era un tipo qualsiasi che dovevi andare era un mini... Io sapevo i primi due nel mondo 1, il terzo non lo prendevo mai, per cui non lo so. Ok, allora vado a studiarlo un attimo, ragazzi. Allora, facciamo così. Tac. Salvato. Vediamo di prendere qualcosa di interessante, che non sia un fungo. No, ma sì, ci va bene. No, forse... No, va bene il fungo. O era meglio Tanuki? Ok, siamo nel castello. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Un cane. Please find the magic... Wend, vogliono l'asta magica. So we can change him back. Va bene. Oh, attenzione, corre. Stiamo salendo su una nave, perfetto. Quindi il prossimo livello è una nave. Morirò tantissimo, non so neanche... La bacchetta, ma no, l'asta magica è più bello, Andreas. Mi sento... Qua conviene entrare grossi. È volata via. Devo andare là adesso. Devo farmi tutta la strada e andare qua. Ho visto dove si prende. Madre, che storia. Madre. Attenzione. Scusate, dico anche questa cosa perché ci nelle informazioni streaming metto invece che Nintendo Night Super Mario Bros 3 First Run in My Life. E poi metto anche Help. Così almeno diamo più un senso a questa cosa. Pronti, eh? Allora, in effetti non sono entrato. Allora, il terzo flauto si prende. Io sono su una nave e mi bombardano, te lo dico, quindi... Ok. Ho solo paura in questo momento. Tu supera tutto. Cioè, questo è un gran consiglio. La nave si sposta. Perché si sposta la nave? Allora, facciamo questa cosa. No, che trip, raga. Va bene, non bariamo troppo con la stellina. Nintendo Night è tipo il bordello dell'azienda. Sì, sembra un po'. Ok. Pronti. Supera tutto, è una parola grossa, eh. Si fatta ammazzare, figlio mio. Vabbè, ho visto anche il terzo flauto dove si prende, Gesù. Ah, ma anche le bombe posso... ma ditemi le cose che posso fare. Questo gioco non ti dice niente. Allora... Già ho perso, però ho salvato. Ah, ma posso saltare sopra tutto. Questa cosa è fighissima. Prr, prr, prr. Ok. Sì, vabbè, ma... Dai, sono più veloce dello schermo che si muove, maledetto. Allora. Comunque sì, con due flauti ti mando direttamente al mondo 8 e ciao.
Mannaggia. Bella la fisica, dice Simons. Sì, sì, qui siamo. Allora, pronti. Quando arriverai al mondo 8, mi sparano! Perché se questi livelli tu pensi che siano facili, cioè difficili, sono degli incubi. Cosa devo fare? Ah! Niente, Yaya, non mi hai detto cosa dovevo fare, sono defunto. Ma come sei defunto? Saltare in testa al mostro. Ma è pieno di punte, scusa. Salta in goppo. In goppo, mostro. Ho capito, ma il mostro già le punte, Yaya. No, non si può sentire questo accento. C'ha le punte. C'ha le punte. Io nel primo Mario... Ah! Ora posso sparare. Nel primo Mario, scusa, se c'erano le punte... Io mi facevo male. Che cazzo, però, Mario. Allora, se rimanevi... Vabbè, come ultime parole famose. Se rimanevi lanciavi le palle di fuoco, potevi sconfiggere il boss lanciandogliele soltanto, però non quando stava modalità raggomitolata con il guscio. Ok. Ora invece qui devi sempre saltare in testa, non sul wand, ok? Non pensavo che... Ecco. Va bene, ho capito. Ho capito come funziona. Vabbè. Ho capito come funziona. Adesso... Anzi, è un inferno questa roba. Ovviamente Yaya quando poi arriva una certa... Porca troia, ragazzi, sì. Allora... Ma da... Quando... Quando arriva una certa e devi andare, dimmelo tu, Yaya. Ragazzi, non ce la posso mai fare. Ah, Marco, ce la farai. Mai, guarda, no, vai. Voglio davvero... Voglio davvero... Prendere il mitra. Ma sei arrivato. Vabbè. Ma non salta, non capisco perché non salta questo maledetto. Perché quando faccio. Quando 720 dici qualcosa perché veramente qua è allucinante la situazione. Chi è questo? Bulls fan. Ah, vabbè. È un momento di. Di pericolo. Momento di. Attenzione, ragazzi, è un momento di pericolo. Andiamo a salvare Marco tutti quanti. Sono nel. Allora, pronti. Sì, vabbè, ma che salti fa? Lui fa dei salti che io non penso lui possa fare. Cioè, salta troppo più in alto di quanto io credo lui possa saltare. E quindi mi frega questa cosa, perché non riesco a calcolare i salti. Via. Vabbè, qua dobbiamo arrivare piccolini. Rimanere fermi davanti al cannone non aiuta, è vero? Dai, il disagio di questo gameplay... Salta tipo tre volte sulla la sua altezza. Dai, sì. Ma com'è possibile preso. Che non riesci a... Dai. Credo di avercela fatta. Yes. Salta tipo tre volte la sua altezza. Esatto. Quello è il problema, Robert Landolt. Mario salta troppo in alto. Ora... Devi vedere quando usi Luigi. Madonna, immagino. Luigi salta 30 volte di più. Ok, ora è tornato ed è diventato un signore. Thank heavens, grazie al paradiso, quindi comunque grazie al cielo. Molto vengo a salvarti uomo, dice Greca 89. Grazie Greca. Va bene, l'abbiamo trasformato. C'è anche una lettera dalla principessa. Greetings. Oh, thank heavens. Perché l'hai levata già? Greetings. No. If you see any ghosts, be careful. They will give a chase if you turn away. I have enclosed a jewel that helps you protect you. Princess Toadstool. Detta Peach. Infatti c'è quella P di Peach. Ok. Quindi il suo gioiello dovrebbe aiutarci. Questo qua lo usi praticamente... Te lo dico io quando, ma non ora. Brava. Perché io già so che al primo livello del mondo 8 tu morirai 820 milioni di volte e userai questo proprio per forza. Io intanto salverei, che male non fa. Ok, adesso c'è una porta chiusa, vado all'1. Io sto usando cose. Ah, le piramidi! Siamo in Egitto. Sono morto. Tu. Va bene, non usiamo il save state. Perché è un sultano? Esatto, perché siamo in un regno
Vai, vai, poi ti dico io dove devi andare a prendere. Aiuto. Quanti i cubetti d'oro ti saltano addosso? L'ho notato a mie spese. Però ho notato anche che posso far star. Sì, vabbè, ma questa cosa che i cubi si animano mi sembra leale. No. Mamma mia, ok. Io sto andando in alto, eh. Ora sono caduto, ma nella mia testa. Devo andare in alto qua. Sì, io vado in alto. Vabbè, sono caduto. Sono anche morto. Perché è un sultano? Su un po' di lore. Come continuare? No, no, ragazzi. Non permetterti di farmi continuare. Riproviamo. Riproviamo. Via! No, Game Over non esiste qui da noi, Andreas. Se perdo ancora, ricomincio con la stellina. No, il fungo! Ma vedete che il fungo va dove non deve andare? Non è giusto. Il fungo si muove nella direzione in cui è girato Mario. Aiuto, attenzione. Questa morte in Egitto così rapida che manca con la maledizione di una... manco con la maledizione di una mummia. Dai! Vabbè, qua ci sono dei trucchetti, vabbè, non te lo dico nemmeno. Cioè, no, basta che vai avanti. Questa è una survival run. L'importante è sopravvivere. Io continuo ad andare su, giusto? Tu mi insegni che la via... ci sono tre oggetti che devi prendere. Scusami che... ho lavorato mattina e pomeriggio oggi, quindi sono stanchissimo. No, guaia, quando tu sei cotta, dimmelo, che stacchiamo. Magari continueremo un'altra volta, poi tengo il salvataggio. Vinto! Fai un sondaggio, volete un'altra live? Volete un'altra live? Volete la seconda parte della live? Già che ci sei, molla l'IP e ci tira su. Fai un sondaggio. Sondaggi come si attivano? Io non ho mai fatto un sondaggio. Devi andare nella sezione gestione live su Twitch. Sì, ti prego, Greco 89. Sì, Andreas 87, sì. Azioni rapide. Ah, vai a fare le carte. Vai, va bene, andiamo a fare niente, va bene. Comunque il voto credo sia sì, quindi faremo il bis. Perfetto, le carte. Ok. Ah, si sono animati. Stanno sullo start. Il gioco del memo. Ora devi chiedere al pubblico quale tu devi prendere, dai. Io facevo sempre così. Ah, va bene. Però facciamo anche il gioco del save. See if they match. You can only miss twice. Capito? Puoi sbagliare due volte, poi altrimenti ti attacchi al tram. Sì, ma è assurdo, ce lo capite? No. Ma devi chiedere al pubblico. Ah, sì, quale scelgo, pubblico? Ti devono dire tipo fila 1, carta 3, carta e così via. Vai, pubblico. Ho già salvato prima, non è un problema. 4-2, fila 4, no, fila 2, carta 4. Fila 2, carta 4. Tutti hanno scelto quella. 10. La seconda della prima fila. Vai. Male. Fine. Sto molto brutto. Ma due tentativi da pazzi. Cioè, questa cosa è gioco d'azzardo, quel fungo. Ma neanche col save state ci mettiamo... cioè, anche col salvataggio ci mettiamo 200 anni. Ancora carte. È un po'... promulga un po' il gioco d'azzardo questo Mario. Vediamo se riesco a fermare. And get a prize. You only get one try. Vai, vai. Sì, questa è totalmente... e quindi partire anche qui dal pubblico ora, cioè, quando devi cliccare. Ma tanto è una truffa, io premo ora e poi non va. Adesso farà neanche il fungo ha fatto. No, Andreas, ma se ricarico ci metto 100 anni. Quanto ci mettiamo a fare tutte le carte? Cioè, salvare ogni volta che facciamo una carta giusta, non finiamo più. Uso qualcosa? No, vai. Io ho sempre voglia di usare la stellina. No. Allora. Ah! Io questa cosa che ho torno indietro. Mario ha bisogno allora, di essere... questo... No, non penso che sia questo. No, non c'è. Poi più avanti ci sarà un mondo. Sì. Piangerà. Quelle sono sabbie mobili, quindi cadi dentro, sprofondi, non caderci. Sì, vabbè, ma è un bullet hell. No! È un bullet hell. Ma tu devi correre, perché sennò sì, ma 100 bombe di fuoco, dai. Sto nuotando, ma non so se è un bene.
Ma no, ma assolutamente no. Vabbè, facciamo un po' di esercizio con Mario. Guardate, vado tranquillo. Vedo che sto andando tranquillo. Benissimo, perfetto. Tubo. Op. Ragazzi, stellina. Ne prego. Stellina. Benissimo, benissimo, benissimo. Sta andando benissimo, ragazzi. Non abbiate... Magari una salvatina. C'è un castello. Prima del castello si fa qualcosa, Yaya. È la più liscia finora. Dovete apprezzare quando le cose vanno bene. Allora, sono davanti al castello. Entro? Uso qualcosa? Niente? No, vai, vai. Cosa? Tu sei bravo, devi... Non è, questa cosa non è vera. Mai. Fa ho paura, aiuto. No, queste non mi fanno paura, perché... Non ho visto che c'era uno cattivo sopra. Però avevo salvato. Ma sì, se salviamo prima, tanto vale fare questa roba. Allora, uno cattivo mi ha schiacciato. Ma... mi ha schiacciato. Come si chiama? Il Twomp? Nella lore di Mario. Lo Stomp. Ok. Ok. Stomp. Oh, oh, c'è un Boo. Il Boo come si fa? Se lo guarda... Ma vaffanculo, Stomp. Allora, il Boo come funziona? Il Boo funziona che se lo guardi non ti viene contro. Se gli dai le spalle ti rincorre. Ok. Quindi io devo guardarlo sempre. Cioè, più... Il più possibile. Allora, il Twomp fa paurissima. Ma si chiama Twomp? Io se lo chiamo Twomp, ma... Quello di prima mi ha fatto malissimo. Aiuto. È tipo un 2-3 stella. Attenzione. Sali! Si chiama paradicloro. Esatto, non devi mai guardare paradicloro. Dai, a non morire. NF. Aiuto. Ok. Mi fa troppo paura. Con calma, diventa una run. Perché ultimamente sto giocando solo a giochi praticamente molto riflessivi. Quindi ho paura. Oh, vai, 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 vai. Sto giocando a Abe. Tu sei cattivo perché praticamente io ti chiedo: vieni nel mio live dove sto giocando a Resident Evil perché mi caco sotto dalla paura. Ma perché tu le fai sempre quando o io non ci sono, cioè quando sono io in live. Oh, aiuto. Ma le faccio la domenica sera con Horror Night. Anch'io faccio la domenica sera. Vieni con me domenica sera, dai. Va bene. Varia di solito la giornata. Cioè, se faccio un questo balletto avanti e indietro? Quello serve per prendere le misure. Serve per essere sicuri. Aiuto! Ancora come prima. Questa cosa lo devi. Non quando c'ho le spine. Ah, vedi che qua le spine. Più lo becchi in testa, poi più corre veloce. Quindi ti conviene beccarlo veloce. Ecco, e salta anche. Che palle. Mi sembra giusto. Lui ti salta in testa e tu gli vai contro. Oh, siamo arrivati al boss però, cioè. Vengo io nelle tue live, se uomo ti pacca. Greca subito si offre. Grazie Greca 89, grazie, visto. Cioè lui ha giocato a Resident Evil 7 e... Ma l'altra volta ti ho aiutata. Fatto, cioè, Marco. L'altra volta ti ho aiutato. No, qui ero morto, ma perché... Allora, calma, calma. In realtà il problema sono anche i tasti, perché io dove ho la X, immagina il pad della PlayStation, io sto saltando con quadrato e con X corro, quindi male. Dovrei invertire i tasti. Comunque uomo, io devo staccare perché... No, lo immagino. Allora facciamo così, provo a battere il boss e come va, va. Vai, se non, se vai, ci stacco. Che è già un record per me, perché io non... Secondo me non è ormai neanche arrivato a questo castello nella mia...
Unica run. Momento dove vado avanti e indietro, che serve. Però facciamo il save state al boss, così almeno. Dai. Se manco hai preso il coso dorato, su, vabbè. No, ho paura di tutto. Che paura. Ma qua devi correre come il pazzo! Devi correre! Ma no, vedi, piano piano si supera. Devi correre veloce, devi superi tutti così. Vabbè, amo, così non finiamo manco per domani mattina. Cioè, veramente. Ma questo, questo sarà annoiare anche Yaya, dice Goku. Questo è un long play nel vero senso della parola, proprio un long. Vai, devi correre qua. Ma no, guarda, guarda quanto sono pericolose queste punte. Stai fermo tu. Bene. Salviamo, così nel caso se fa male almeno siamo qua la prossima volta. Uomo, si vede che è solo. Io questo non l'ho mai giocato, Simon, se l'ho detto, eh. No. Fai veloce, battilo in testa velocemente, non gli dare il tempo di saltare. Vai ora, e dai, mannaggia. Preso! E ce l'abbiamo ora fatta! Già due boss, signori! Due boss questa sera! Torni in fretta sui liti familiari. Mi conviene. Io direi che questo qua è il momento perfetto per salvare. Momento perfetto per salvare, assolutamente. Da, questo non è il boss. Vabbè, era il figlio del boss. Comunque era un cugino di... Bene. Basta. Sono non provato di più. Mi sento... No, ragazzi, ce l'abbiamo fatta a fare qualcosa stasera. Marco. Allora, mettiamo Yaya di qua e facciamo questo. Dai. Maledetta. Allora...